Questo programma è offerto da Tecnocampus. Giovedì 13 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. I fatti in primo piano oggi riguardano come sempre il nostro governo, anche perché ieri c'è stato il tanto atteso Consiglio dei Ministri, che però è arrivato a un nulla di fatto. Ancora le trattative sono aperte, ma intanto vediamo che gli scontri continuano e ancora vediamo quali sono gli altri fatti, ma lo facciamo subito sfogliando le prime pagine dei quotidiani e cominciamo questa mattina con il quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera, e vediamo infatti che in apertura di pagina ci troviamo con i paletti di Di Maio per la flat tax e no al rimpasto. Salvini lascia il vertice di governo, Roma all'Unione Europea più tempo. E per quanto riguarda il caso CSM, il Colle mai intervenuti sulle nomine. E ancora l'inchiesta in primo piano questa mattina, l'inchiesta siciliana Rata il figlio agli arresti per corruzione. E intanto Sardegna si ritorna ai vitalizi e nella parte bassa della pagina, alla legge sulle truffe agli anziani, le pene diventano adesso più severe, mentre nell'editoriale vediamo quello che viene definito sviluppo negato, le verità scomode sul Sud, ancora una volta il Sud in prima linea perché sembra essere proprio l'ultima zona franca, quella in cui per l'appunto ancora si investe poco, troppo poco e per di più non si va avanti, ma non necessariamente perché il Sud latita, anzi proprio per l'esatto opposto. Ma ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo adesso alla Verità e vediamo che nella parte alta della pagina in apertura ci troviamo di fronte hanno perso la testa, la carica delle multinazionali, l'aborto secondo tanti fa bene all'economia su New York Times, un appello firmato da 180 amministratori delegati di grandi aziende contro qualsiasi iniziativa provvita, danneggiano gli affari anche la salute dei dipendenti e secondo uno studio l'interruzione di gravidanza diminuisce i reati. E ancora vediamo nella parte sinistra della pagina quelle che Maurizio Belpietro definisce giornali bugiardi sulle cassette di sicurezza, nessuna tassa, solo tanta disinformazione. E anche questo è un punto in primo piano, ieri aveva fatto proprio discutere la tassa di cui si era tanto parlato proprio sulle cassette di sicurezza, mettendo così almeno a rischio e soprattutto inquietudine in tanti che conservano i propri soldi in queste cassette di sicurezza e quindi creando appunto il panico. Intanto nella parte centrale della pagina Camilleri vomita sul rosario di Salvini, a lui piacciono i gulag e la Cuba omofoba. Ed ancora nella parte centrale della pagina flat tax e l'Unione Europea, ecco le carte del governo, sconto fiscale fino a 55.000 euro tagliando le detrazioni. Inflazione scongiurata con il deficit al 2,1%. E intanto il Conte zio, Tria, Fantozzi e l'invisibile legano le mani ai gialloblu, quelli che vengono così definiti appunto i ministri marziani. E intanto il patron della Lazio, colpo di scena in Alitalia, a quanto pare Lotito vuole comprare anche la compagnia. E nella parte bassa della pagina Lotti brigò per far fuori il PM che indagò i Renzi, il ruolo dell'ex sottosegretario nella sporca guerra del CSM. Ed infine nella parte più bassa di questa pagina lo sterminio degli albini fatti a pezzi e venduti agli stregoni dell'Africa nera. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo a Il Fatto Quotidiano, Macron propone la Merkel per la Commissione Europea, Conte approva per evitare il tedesco anti-Italia, Weidmann alla BCE, ma Salvini ancora non lo ha capito. E intanto vediamo proprio al centro della pagina Salvini e Paolo Arata arrestato. Questa è la vera e propria retata in casa Lega, preso l'amico degli amici. Leghista e figlio in cella, tangenti e riciclaggio, prestanomi nel colluso Nicastri, l'uomo del boss.
ha portato i suoi alti contatti col Carroccio in dote al finanziatore di Messina Denaro. Intanto la controriforma, sanzioni più alte ai giudici, Salvini medita la vendetta e Gava e gli affari leghisti in nome di quello che è definito appunto l'ambiente. Nella parte sinistra invece andiamo a vedere i titoli e che cosa ci racconta questa mattina il Fatto Quotidiano. Mattarella dà un cefone a Lotti e a Zingaretti che se lo tiene, mentre l'Eni e il mistero del petrolio sbagliato fermo in mare a Milazzo. Ed infine il rischio consulta a salvare Gigino Purpet, oggi le camere ci provano. Ed ancora i commenti, l'autonomia minaccia musei e biblioteche, un esercito dell'Unione Europea contro il Trump Stein, insomma tante le polemiche, tante le discussioni aperte proprio in questa giornata, in questo giovedì sempre più torrido, che rappresenta comunque un momento di forte discussione. E ancora vediamo Libero questa mattina come ci presenta i fatti e secondo il quotidiano bisogna sistemare i conti pubblici se tutti i paesi dell'Unione Europea ci accusano, forse, dice, hanno ragione loro. I 27 membri dell'Unione chiedono infatti di multare l'Italia per debito eccessivo, come biasimarli? Finché lo Stato spreca è difficile battere i pugni sul tavolo. Prima va sforbiciata la spesa. Intanto il governo non sa come rispondere all'Europa. Salvini spinge giù le tasse. Il problema però è come renderle più basse, visto che comunque mancano i fondi, e questo a dirlo è proprio l'Europa. E intanto la dittatura della fantasia, chi percepisce e non valuta è un vero cretino. E nella parte centrale della pagina, quanto sono pazzi quelli che rifiutano Belen, le firme contro la showgirl nel la notte della Taranta, e sembra appunto che non sia ben voluta. Ancora Franceschini, l'uomo specialista in sconfitte, perde ogni sfida però non rinuncia assolutamente alla poltrona. E ancora il petrolio congelato, la Basilicata all'oro sotto i piedi e non lo prende. E nella parte bassa di questa prima pagina cosa insegna la vicenda del tabaccaio di Ivrea? La legittima difesa va bene, l'illegittima offesa assolutamente no. Questo è il primo punto che comunque deve essere messo al centro di una discussione fatta per bene. Ovviamente nessuno dice che chiunque può fare quello che vuole e quindi accedere alle nostre proprietà come se nulla fosse, questo assolutamente no, però c'è una differenza tra sparare dall'alto e soprattutto alle spalle e farlo invece per difendersi. Però tutto questo rappresenta comunque un momento difficile, perché ogni qualvolta qualcuno ci minaccia, in quel momento noi esattamente non sappiamo assolutamente come reagiremo. Quindi diciamo che c'è una bilancia sempre in continua oscillazione, anche perché tutto è possibile o forse no. E ancora il patron della Lazio che questa mattina ci lascia con un interrogativo sostanziale. Comprerà l'Italia? Lo titolo non basta il calcio, adesso vuole volare. E ancora vediamo le prime pagine dei quotidiani, vediamo che il giornale si presenta tra Salvini, Toti, Meloni, le trame per il voto. Sono tutte quelle che vengono definite le strategie segrete. Il vice premier al governatore, preparati per le urne. Il timore di Fratelli d'Italia, Matteo vuole correre solo, la Lega nei guai, arrestati Arata e suo figlio. E intanto dall'Aquila della Lazio ad Alitalia, lo titolo, il presidente volante già viene definito in questo modo. E ancora veleni e dispetti, le opposizioni non ci sono più. E ancora il caso Palamara, allo scontro al CSM, quelle telefonate segretate che adesso sfiorano il colle. E infine il trucco dei parlamentari 5 Stelle per oscurare i contributi con lo spazzacorrotti, meno trasparenza. E infine da Mediterraneo alla guerra del gas, l'isola di Castellorizzo. E ancora vediamo tutti gli altri fatti sul tempo. Arriva la legge salva nomi, truffe agli anziani, il Senato approva l'inasprimento delle pene per chi raggira gli over 65, tra contratti capestro, finti agenti e carte clonate negli ultimi 3 anni più di 2 milioni di casi. E intanto la Lega contro Triel, CDM finisce a casa di Matteo, il leader convoca infatti i propri ministri, risanata la Lazio, adesso lo Tito prova anche all'Italia. E intanto Salvini contro i gabbiani della Raggi, ministro assalito dai pennuti, sono mostri, Virginia si occupa dei rifiuti. E gli animali a zonzo in via Ostiense, infatti oltre a esserci i gabbiani, e come sappiamo i gabbiani sono definiti uccelli spazzini, ci sono adesso anche i cavalli che fuggono in strada e uccidono, pensate un po', un motociclista. Ancora vediamo le altre notizie su questa testata, poltronissima, Palenzona va all'assalto del capo Confcommercio, mentre nella parte più bassa
passa della pagina il Premier e la complicata partita da giocare tra Roma e Bruxelles. Conte e il dilemma del prigioniero. E ancora vediamo dalle altre prime pagine quelle che sono le notizie in primo piano, ma a quanto pare la notizia in apertura di Repubblica, il fango su Mattarella, il PM Palamara in un interrogatorio indica la talpa al Quirinale, nel consigliere giuridico Stefano Erbani la replica, calunnie, cercano di colpire me per colpire il capo dello Stato. L'ira del Presidente, mai interventi sulle nomine. E il governo fallisce il vertice sull'economia, no alla flat tax, Salvini però pronto a ogni evenienza. Intanto il vice del vice, dei vice in cerca di se stesso, è questo che viene definito il nuovo Conte. E ancora nella parte centrale della pagina, Hong Kong, la protesta a Pechino comanda, la rivolta dei ragazzi, che vediamo nelle immagini, una vera e propria tragedia umanitaria. E ancora nella parte sinistra, tra boss e Lega in carcere, a quanto pare proprio Arata. Ancora nella parte più bassa di questa pagina, perché dicono alla scuola dei numeri, è quello che viene definito il voto che umilia. Troppo spesso sembra infatti che un numero non rappresenti la qualità di un ragazzo, di uno studente, ma effettivamente viene utilizzato proprio per dare una sorta di uguaglianza, anche se troppo spesso proprio nelle scuole l'uguaglianza non esiste. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, la dolce vita del torturatore argentino rifugiato adesso in Sicilia, e per i mondiali femminili, se 13 gol a 0 sembrano troppo, adesso vediamo che cosa si racconta di queste donne. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, ma soprattutto andiamo a vedere quelli che sono i fatti della cronaca. Arrestato infatti Paolo Arata, l'ex consulente di Salvini, lo prendiamo dalla Repubblica, per l'energia, in cella anche Nicastri, il re dell'eolico. La procura Arata ha portato in dote a Nicastri i rapporti con la Lega, blitz della DIA fra Trapani e Roma, fermati pure i figli dei due faccendieri, ai domiciliari un dirigente regionale, le accuse sono di corruzione, intestazione fittizia e anche autoriciclaggio, indagati altri tre dirigenti della regione. Insomma, una vera e propria kermesse, diciamola, definiamola così, della Lega, un faro puntato proprio sul partito che già spesse volte ha detto non ci sono i corrotti, eppure i corrotti continuano a essere in primo piano. Ma ancora vediamo che cosa viene annunciato dalle prime pagine dei quotidiani. Il Mattino racconta in questa giornata tanti fatti, nella parte alta vediamo le notizie in breve, in primo piano le canzoni calde più tormentini che tormentoni, nell'estate 2019 due contro tutti, e questo lo vedremo appunto nell'arco della giornata. Il giallo del Leonardo, la vita con lo scicco del Salvator Mundi, tra barche e musei. E attenzione, perché c'è un vero e proprio caso tutto casertano che riguarda la Reggia. Già se n'era parlato tempo fa di problemi per quanto riguarda il nuovo direttore del Palazzo Vanvitelliano della città di Caserta, e adesso il caos sembra essere di nuovo in primo piano. Infatti il nuovo direttore è stato sospeso dal Tribunale Amministrativo. E in apertura di pagina si parla di governo, flat tax e il governo in bilico, Tria. Non ci sono i fondi, Salvini lascia il vertice e riunisce i ministri leghisti, l'ex consulente De Carroccio Arata arrestato per corruzione vicino ai clan. E infatti ancora una volta governo in bilico, stavolta la flat tax, manovra voluta dalla Lega ad innescare la mina. Salvini, dopo la fumata nera sul provvedimento, ha lasciato il vertice di maggioranza per riunire a casa sua i ministri della Lega. Il ministro dell'economia Tria ha chiarito al vice premier che per la flat tax non ci sono le risorse. Il leader del Carroccio invece sostiene che esiste un piano per finanziarla. Intanto nell'inchiesta Siri, arrestato per corruzione l'ex consigliere del Carroccio Arata. E ancora in primo piano la vicenda Whirlpool, questa volta però ancora vediamo una fumata nera, ma non termina qui. Calenda infatti dice Di Maio sapeva, il vertice che c'è stato ieri al Ministero ha scosso tanto, e infatti fumata nera dal vertice al Ministro a Roma sulla Whirlpool. E tuteleremo il lavoro, ma l'azienda precisa che con lo stop agli aiuti cambia il quadro. Intanto l'accusa dell'ex ministro Calenda, vertenza nascosta, e Di Maio sapeva ma ha atteso le europee. E intanto la crisi delle lavatrici, quel fulmine tutt'altro che a ciel sereno, la crisi della Whirlpool è purtroppo tutt'altro che un fulmine a ciel sereno, e almeno dall'inizio del secolo che le produzioni industriali italiane navigano in un mare sempre più tempestoso. Ancora la democrazia e il web, la vediamo nell'editoriale di Luca Ricolfi, se il sapere non è più considerato un valore.
valore. Infatti la preoccupazione per il destino della democrazia liberale presente in molti degli interventi del dibattito aperto dal mattino dei giorni scorsi è sicuramente giustificata. Sì, effettivamente social media e nuove tecnologie stanno sconvolgendo il funzionamento della politica. La mancanza di mediazione rende più incerto che in passato il confine tra vero e falso. Infatti immense praterie si aprono a quanti attendono e intendono sfruttare la credulità popolare per i propri fini. Insomma, praticamente questa testata quest'oggi ci sta raccontando quelli che sono i fatti, ma davvero vogliamo essere considerati sciocchi? Se lo vogliamo fare, ovviamente affidiamoci alla rete e crediamo a tutto ciò che leggiamo, altrimenti facciamo quello che si faceva un tempo, verifichiamo quelle che sono le fonti e nel momento in cui vediamo una notizia che ci può sembrare di quelle altisonanti, di quelle che ci fanno strabuzzare gli occhi, calma, prestiamo attenzione e soprattutto andiamo a valutare se effettivamente quella notizia potrebbe essere vera o semplicemente c'è qualcosa di troppo grande dietro per essere così imminente. In fondo le bufale hanno avuto ragione proprio per questo, ovviamente non parlo delle bufale produttrici di latte e dell'oro bianco della nostra Campania, ma di quelle notizie, delle fake news che troppo spesso facciamo circolare non per ignoranza, ma per incuria, semplicemente perché non andiamo a valutare e verificare i fatti e così facciamo in modo che una notizia che effettivamente non avrebbe alcun valore, siccome ha una portata immensa e sembra incredibile, la facciamo circolare perché vogliamo essere i primi, quelli più veloci, quelli più attenti e soprattutto i giornalisti dell'ultima ora, perché molto spesso è proprio questo che facciamo. Ormai con i social network siamo diventati un po' tutti giornalisti, videomaker e soprattutto diffusori di notizie troppo spesso fasulle. Attenzione! E ancora continuiamo a vedere la prima pagina di questo mattino. L'aggressione, la tabaccaia di Chiaiano, quel nigeriano era violento, ora mio marito in fin di vita. Ancora una volta un caso al limite del possibile. La denuncia è il titolare di un bar a Napoli, non trovo più dipendenti, a quanto pare preferiscono il reddito. E questo è un altro di quegli allarmi che riguarda appunto il mondo del lavoro. Nella parte bassa della pagina parte il secondo scalo della Campania. A Salerno infatti via libera all'aeroporto, la pista sarà pronta nel 2022. È arrivato l'ok definitivo, il ministro dell'economia Tria ha firmato il decreto per la concessione alla gestione totale dell'aeroporto di Salerno. Con quest'atto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riapproverà il progetto generale. Con i fondi stanziati nello sblocca Italia, quasi 50 milioni di euro, si procederà appunto entro il 2022 al prolungamento della pista di Salerno. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, vediamo i titoli di questa mattina e ci spostiamo sul manifesto. L'Unione Europea pressa, governo nel buco nero, vertice sull'economia, lite sulla flat tax, oggi la procedura va all'Eurogruppo. E intanto dopo i mini botto spunta il condono e il prelievo dalle cassette di sicurezza, a quanto pare anche questa è una nuova manovra che rappresenta comunque gli italiani che vogliono arrivare in tempi brevi a una soluzione possibile. E intanto vediamo in apertura di pagina, il titolo del manifesto è piuttosto eloquente: Arata ai ferri. Corruzione e autoriciclaggio, arrestato Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'Energia, al centro del caso Siri, in manette anche il figlio in affari con il re dell'eolico in Sicilia Nicastri, accusato di proteggere la latitanza di Messina Denaro. L'antimafia convoca intanto Salvini. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano con il dubbio, governo Sgambetti e Intese, Movimento 5 Stelle intanto agita la questione morale, ha arrestato Arata, ex consulente leghista, flat tax in stallo, e la domanda che si pone Carlo Fusi in questa giornata, ma dopo il voto non doveva chiarirsi tutto? E questo è l'interrogativo che ancora una volta sembra trionfare da queste pagine. Intanto Macron punta sulla BCE, Conte cerca il commissario e nella parte bassa della pagina vediamo che i processi non bastano, qualcuno lo ammette, sì abbiamo sbagliato, e questo è il grande depistaggio dei pentiti. E intanto in Albania verso il colpo di Stato, elezioni farsa e rischio mafia. Lo scontro tra Rama e Meta rappresenta ancora una volta il punto nodale.
sinodale di questa giornata, perdonatemi. E intanto vediamo per la parte sportiva con il Corriere dello Sport. Ali Claudio ormai è diventato lo Tito, formalizza l'offerta per entrare in Alitalia, aveva detto quando c'è un buco bisogna tapparlo, e ormai questa idea del volo rappresenta un modo per giocare. E intanto lo vuole Sarri, vediamo infatti che per la Juve e Icardi il primo obiettivo, ma Dybala deve dire sì all'Inter. Il tecnico ha incontrato Paratici, che continua a lavorare su fronte Rabiot. Pjanic si toglie dal mercato, io rimango a Torino. E intanto nella parte bassa della pagina, Mancini ha fatto innamorare l'Italia, l'audience boom 7,4 milioni davanti alla TV, pensate, tutto per una partita che comunque ha lasciato un bel segno. E intanto Tutto Sport, Guardiola chiude il Cancelo, Paratici a Londra per Sarri, il portoghese è un passo da City, Pep spazza via ancora una volta le voci sul suo futuro, resto a Manchester per altri 2 anni. Da ieri sera il dirigente della Juve a Stamford Bridge per la firma dell'allenatore e per trattare Emerson. Intanto nella parte centrale Lukaku chiama l'Inter, il bomber belga, quello dello United esce allo scoperto, Conte è il migliore del mondo, amo l'Italia, io ho già scelto, affare possibile solo se parte Icardi. Ed ancora nella parte destra Milan congelato, TAS, niente udienze fino al 14 agosto. Ed infine per il tutto mercato Maldini batte il primo colpo, preso Krunic, Bodgan, Toro, Spinelli, Cairo me l'ha chiesto. E infine per Carsi Show, Pasaric nostro e Zapata resta. E ancora che cosa facciamo? Ci fermiamo per qualche momento, terminiamo qui la prima parte della rassegna stampa, però mi raccomando non andate via, vi lascio giusto qualche attimo per riprendervi da questo primo momento, vi faccio godere un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo, non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che è sempre giovedì 13 giugno, siamo in diretta con la rassegna stampa, questa è la seconda parte che riguarda le notizie della Regione Campania e procediamo subito con i quotidiani online, andiamo a esaminare subito i fatti con la Repubblica Online e vediamo quelle che sono le notizie in primo piano. Un allarme fondamentale per quanto riguarda il mondo della scuola, vediamo che si parla appunto di maturità, però a quanto pare non si copia, ma la tentazione c'è per 8 ragazzi su 10. Questo è il sondaggio che viene fatto proprio dalla Repubblica. Gli studenti risultano preparati alle novità oppure no? A quanto pare poco. Il secondo scritto, con la doppia materia, fa paura. E insomma ci sono tanti consigli su questo quotidiano proprio per raccontare i prossimi giorni in direzione della maturità. Ma vediamo subito che a quanto pare proprio in termini di studenti ci sono
sono delle notizie della cronaca che ci lasciano senza parole. Infatti Napoli, sesso con due studentesse, ai domiciliari il docente di un liceo. Infatti stiamo parlando di un insegnante accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse all'epoca di fatti minori di 16 anni, è stato arrestato dai carabinieri al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'attività investigativa è partita subito dopo la denuncia presentata da una delle due vittime, dichiarazioni che hanno trovato riscontro negli approfondimenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, anche analizzando i dispositivi telefonici e informatici, la posta elettronica e le varie chat della giovane. Il PM ipotizza il reato di atti sessuali con minorenne, che si consuma anche quando, pur in presenza di una relazione consenziente, la vittima ha meno di 16 anni ed è affidata all'indagato per ragioni di cura, educazione, istruzione e vigilanza. E insomma, fatti che raccontano ancora una volta di studenti che si affidano a degli insegnanti, gli insegnanti che però non sanno sottrarsi a questi giochi. E intanto vediamo le altre notizie che arrivano da Napoli. L'edilizia malata nelle reti di protezione, infatti viene fatto un reportage fotografico da parte di Stefano Renna, l'allarme per molti edifici di Napoli, il ricorso alle coperture di protezione è diventato da temporaneo a stabile, responsabilità politica e comune nei crolli che adesso funestano la città. Infatti si è parlato tanto in questi giorni dei crolli, a partire da sabato scorso, quando un commerciante è morto proprio per il crollo di un pezzo di cornicione. I fatti però non si sono limitati a sabato, sono continuati le cadute di questi pezzi, come possiamo vedere la situazione a Napoli in questo reportage fotografico, e anche una ragazza di origine nigeriana è stata colpita nella giornata di ieri ed è finita anch'ella al pronto soccorso. Ma ancora continuiamo a vedere queste immagini che raccontano appunto di una Napoli deficitaria, proprio perché a quanto pare probabilmente i controlli sono fatti male o gestiti in maniera inappropriata. E insomma, non si può camminare per una città e trovarsi di fronte a situazioni come queste, anche perché ogni giorno si corre il rischio di rischiare appunto la vita. Ma ancora passiamo a vedere quelle che sono le belle strutture, però le belle strutture devono avere anche una dirigenza adeguata. Sto parlando e mi riferisco a quella che è la Reggia di Caserta. Il problema che adesso si pone proprio relativamente al monumento vanvitelliano della città di Caserta per eccellenza è adesso si trova in forte difficoltà, perché a quanto pare, titola proprio questa mattina la Repubblica, Reggia di Caserta è il tarro, sospende la nomina della direttrice Tiziana Maffei, proteste da parlamentari 5 Stelle e Lega. Infatti il provvedimento in seguito al ricorso di Antonio Tarasco, dirigente del MIBAC, che aveva partecipato al concorso ed era stato escluso per un errore matematico dei punteggi. Già nei giorni scorsi se ne era discusso, era arrivato prontamente a spegnere il dibattito la risposta appunto del MIBAC, che diceva che non c'erano assolutamente problemi, che erano stati rispettati tutti i canoni, e adesso a quanto pare il TAR del Lazio invece dice una situazione opposta. Ha sospeso infatti la nomina a direttore della Reggia di Caserta per Tiziana Maffei, infatti dice sospeso, quindi attenzione, vediamo che cosa accadrà. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con un provvedimento pubblicato ieri mercoledì 12, ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dagli avvocati di Antonio Tarasco, dirigente del Ministero dei Beni Culturali. Tarasco aveva partecipato al concorso indetto dal MIBAC per la direzione del Palazzo Vanvitelliano. Ha poi fatto ricorso contro la sua esclusione della terna finale proposta dalla commissione esaminatrice al ministro Alberto Bonisoli, nonostante avesse ottenuto un punteggio più alto, ipotizzando un errore matematico nella fase del conteggio dei punti. Tarasco aveva chiesto al governo che il concorso fosse ritirato con un provvedimento di autotutela e si era rivolto pure alla Corte dei Conti, l'organo a cui spetta la ratifica della nomina. La sospensione ha ora validità immediata, la discussione nel merito è prevista però per il 25 giugno. Fino ad allora, ovviamente oggi era predisposto appunto l'insediamento del nuovo direttore, ma questo adesso slitta nel tempo e si saprà solamente dopo il 25 giugno quelle che saranno le conseguenze e soprattutto le nomine effettive che dovranno essere fatte. Ancora vediamo le notizie in primo piano sempre dalla Repubblica, la Fashion Week di Milano, gli abiti creati dai migranti di Procida e Napoli, e le vediamo in piena attività
attività proprio nelle immagini ritratte in questo sito che è Repubblica e raccontano proprio di vicende tutt'altro che innaturali, e li vediamo proprio all'opera. Infatti stilisti in erba, chi l'avrebbe mai detto, Ozai Mamadou, Adama e Zanib, Ture, Obago e Sil, hanno tradotto creatività e talenti in costumi e abiti degni di sfilare in passerella nel corso della Fashion Week di Milano. Così migranti, uomini e donne, beneficiari dei progetti SPRAR di Napoli e Procida, vedranno le loro creazioni in mostra il prossimo 17 giugno alla Pinacoteca di Brera per l'evento S, la moda unisce, legata all'edizione 2019 del progetto 21esimo Madre per il Sociale della Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee della Regione Campania, realizzato in collaborazione con l'ES, Società Cooperativa Sociale. E ancora vediamo, sempre nell'ambito del lavoro, questa volta però andiamo a discutere di Whirlpool, niente accordo ma parte la trattativa. Nuovo incontro la settimana prossima al Mise, l'azienda Napoli non chiuderà la replica di Di Maio, è il presupposto per ricominciare il dialogo. Il tavolo di confronto tra Whirlpool e il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio si conclude però senza un accordo definitivo. La trattativa riprenderà la settimana prossima con un nuovo incontro e Whirlpool sostiene il non disimpegno da Napoli e la disponibilità a proseguire l'attività. Per i sindacati il confronto ha portato ad un mezzo passo indietro positivo. Oggi non abbiamo vinto ma non ci siamo fatti sconfiggere. È il presupposto per ricominciare il dialogo, dichiara Di Maio. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono da due pilastri fondamentali: la non chiusura del sito di Napoli e il mantenimento dei livelli occupazionali. Tenete duro, non mollate. E nel pomeriggio 400 operai della Whirlpool di Napoli e della Campania si sono riuniti per un sit-in davanti al Mise durante la riunione con i vertici dell'azienda. E ancora continuiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani online e vediamo le altre notizie che questa mattina tempestano appunto i quotidiani. E vediamo che per la parte sportiva il Napoli rilancia per James Rodriguez. Tutto su James Rodriguez: il Napoli ha presentato infatti una nuova offerta per il top player colombiano al Real Madrid. Prestito oneroso e biennale da 4 milioni e mezzo a stagione con la formula del diritto di riscatto. Gli spagnoli continuano a insistere per l'obbligo, ma il pupillo di Ancelotti spinge per il trasferimento in maglia azzurra e la sua volontà può essere decisiva per il buon esito dell'operazione. Sono attesi intanto sviluppi già nei prossimi giorni con Aurelio De Laurentiis, che continua però a monitorare pure la situazione del messicano Irving Lozano, valutato dal PSV di Eindhoven almeno 40 milioni. Molto dipenderà dal destino di Lorenzo Insigne, che è tornato al centro a ribalta dopo i due gol segnati con la maglia della nazionale. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine di questi quotidiani online e vediamo che da Il Mattino si parla della visita imminente a Napoli di Papa Francesco, e infatti è stato collocato un maxi pannello per salutare il ritorno del Papa proprio nella città di Napoli. Il volto sorridente, lo vediamo, del Papa è ben visibile anche dalla strada. Un grande pannello che annuncia l'arrivo di Bergoglio a Napoli spicca già da ieri all'ingresso della chiesa di San Luigi in via Petrarca. Il 21 giugno Papa Francesco sarà infatti ospite della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, in particolare della sezione San Luigi affidata alla Compagnia di Gesù. A 4 anni dalla visita del 21 marzo 2015 il pontefice atterrerà di nuovo sul territorio partenopeo, questa volta al Parco Vigiliano, per partecipare alla seconda giornata di incontri organizzati dalla facoltà sul tema la teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo. Insomma, una giornata dedicata proprio agli studi e rapporti con chi comunque è impegnato in questa attività. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano: dal Mattino, raid con i picconi tra mezzi abbattuti per rubare i PC nella scuola dell'Arenella. La scuola è finita venerdì scorso, i bambini della primaria, dell'infanzia Piscicelli all'Arenella avevano iniziato la programmazione po' estiva che li vede impegnati in tante attività culturali, sportive e sociali fino al 3 luglio, tutto tranquillo quindi. Eppure nella mattinata sulle chat delle mamme c'è stata una frenetica agitazione. La notte precedente nell'istituto scolastico è avvenuto un furto e tutto il materiale informatico è stato portato via. Per accedere al laboratorio con porta blindata, dove erano custoditi 12 notebook e modem utilizzati dalle scolaresche per le attività didattiche, i ladri, pensate un po', hanno abbattuto a colpi di piccone un tramezzo nella stanza confinante con l'aula multimediale. Insomma, a quanto pare neanche le porte blindate possono laddove ci sono armi potenti come i picconi che sfondano i muri. E insomma, anche questo è un vero e proprio disservizio per la scuola. E si continua a parlare ancora di scuola. Se pensate che l'allarme che viene lanciato dal Mattino è proprio questo: maturità record di non ammessi nel Napoletani, fuori
pensate, il 45% la preside ragazzi ostili. Uno scrutinio doloroso, Olimpia Maria Tiziana Savarese, dirigente scolastica dell'ISIS Leonardo Da Vinci di Poggio Marino, definisce così la decisione di non ammettere all'esame di Stato il 45% degli studenti delle due sezioni nell'indirizzo CAT, costruzione, ambiente e territorio, praticamente l'ex istituto per geometri. Su 29 alunni saranno 13 a non poter affrontare la maturità, un numero veramente eclatante che rappresenta una situazione troppo forte e disagevole. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, questa volta ci spostiamo su Napoli Today, campagna differenziata in fiamme, Asia, 50 in 7 giorni denunciate, il danno economico derivante da questo tour incendiario nel centro cittadino è stato fin qui di 40.000 euro, sono 140 le campane date alle fiamme dall'inizio dell'anno, le vediamo proprio in questa immagine. Asia, società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, lancia l'allarme sugli incendi alle campane della differenziata. Un appello alla cittadinanza. Sono addirittura 50 le campane date alle fiamme negli ultimi 7 giorni a Napoli. Denunciate, denunciate, denunciate gli atti di vandalismo. Fermiamo gli incendi nelle campane della differenziata e questo appunto l'appello lanciato dalla municipalizzata. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Questa volta andiamo su Caserta News. Elezioni, indagini sul voto ad Aversa. Salvini conferma il caso alla Camera. Il ministro dell'Interno svela infatti l'esistenza di un'inchiesta rispondendo al question time. Un annuncio clamoroso, quello che è arrivato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che rispondendo ad un question time alla Camera ha affermato che sono in corso accertamenti da parte della polizia su presunte irregolarità che si sarebbero verificate nell'ultima tornata elettorale ad Aversa, Ariano Irpino, Termoli e Bari. Il leader del Viminale ha sottolineato che per quanto riguarda la vicenda del capoluogo pugliese sono in corso le indagini, dunque non posso avere informazioni coperte da segreto istruttorio. E intanto da parte del Ministero ha aggiunto sul fenomeno della corruzione elettorale c'è la massima attenzione, tanto che con apposito circolari indirizzate ai prefetti sono stati richiamati i principali adempimenti relativi al funzionamento dei seggi. L'obiettivo del governo, ha concluso, è favorire ogni misura che possa rafforzare la prevenzione contro ogni forma di contaminazione e condizionamento del voto. Ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ancora una volta dalla Reggia di Caserta il TAR sospende il nuovo direttore, a raccontarlo è anche Caserta News. Vediamo l'immagine di quella che doveva essere la direttrice della Reggia, appena firmato il contratto arriva adesso la decisione dei giudici, tutto sospeso come abbiamo già visto in precedenza fino al 25 giugno e l'attesa continua. Ma ancora vediamo l'ultima notizia per questa giornata, vediamo le notizie dello sport, lo sport casertano, il volley femminile, vediamo che si sta formando a pieno titolo la nuova squadra Volalto 2.0 con i nuovi acquisti, in particolare abbiamo parlato la scorsa settimana di una giocatrice appena acquistate, adesso vediamo che si configura la presenza dell'allenatore numero uno mondiale Beppe Cuccarini, il nuovo coach della Volalto 2.0 da Israele direttamente in Campania. E infatti la Volalto 2.0 si affida ad uno dei più grandi e vincenti allenatori italiani di tutti i tempi, Giuseppe Cuccarini, colpace e dire poco per la panchina, messo a segno dal presidente turco che riesce a convincere coach Cuccarini riportandolo in Italia, un coach che fa parlare semplicemente la carriera e il palmares, ha vinto dovunque sia stato dal 2017 fino ad oggi è stato l'allenatore della nazionale di Israele, ma ora ha deciso di lanciarsi nuovamente in un'avventura di club, convinto degli eccezionali progetti della società rosanero. Giuseppe Cuccarini ha vinto qualsiasi cosa, come già era stato detto all'inizio, una Coppa CEV nel 2000 e nello stesso anno anche la Coppa Italia di A1 nel 2002, alza al cielo lo scudetto e non poteva farsi mancare Coppa e Campionato anche in Turchia con la società Eczacıbaşı Zendiva Istanbul, spero di averlo letto bene, e poi ha allenato sia squadre maschili che femminili, ma praticamente sempre in A1. È stato poi a Perugia, Matera, Reggio Calabria, Bergamo, Vicenza, Iesi, Tortolin, Sardegna, Sassuolo e quindi Modena. E adesso, dopo il suo giro, il suo tour mondiale, adesso torna in Italia e a quanto pare sarà al fianco della nuova squadra Serie A1 di Caserta, Volalto 2.0. E con questa notizia, anche per oggi la rassegna stampa termina qui, a voi tutti un grazie per aver scelto Teleprima, per essere stati con noi e come sempre un grazie anche a Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione critica, commentata e soprattutto con l'attenzione a quelli che sono i fatti. Grazie a voi tutti e soprattutto l'augurio di una bellissima giornata e l'appuntamento si rinnova nella giornata di domani, stesso posto, stessa ora e sempre con me. Buona giornata a tutti!
Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.